sono una persona come tutte le altre, solo che a differenza, magari ho la carrozzina, quindi questa cosa mette un po' a disagio tutti. Come ci ha promesso Crocetta, il presidente della regione, l'ex presidente, ci doveva dare questi assegni, però io, essendo definita non gravissima, me l'hanno bocciato. Adesso, cioè, io non riesco a vivere bene completamente. Cioè, anche in famiglia io ho difficoltà anche nel respirare, nel mangiare. Mi tremano molto le mani, ma anche per lavarmi semplicemente i denti. Cioè, i miei genitori mi aiutano, mi sostengono al 100%, però è ingiusto non avere un ausilio. Io, per esempio, qualche mese fa sono andata all'ufficio H di Bagheria e mi hanno detto che per avere un'assistenza immediata sarei dovuta essere ultra 65enne. È allettata. Questo significa non dovrei più vivere quando io ho una straordinaria voglia di vivere. Cioè, magari. Cioè, io li vivo i miei disagi. Dietro magari il mio sorriso si nasconde. Io spero che il presidente Musumeci prenda veramente in mano la situazione e dia la possibilità alle famiglie e anche al disabile di essere veramente aiutato, perché chi non ci passa in questo non lo può capire. Una persona che ha questa patologia o questa disabilità poi a volte si sente di peso, ma non è così. Io penso che il disabile siamo noi, non è il disabile.